Amen. Che ti accolga la morte con tutti i tuoi sogni intatti, al ritorno da una furente adolescenza, all'inizio delle vacanze che mai ti diedero, la morte ti insegnerà col suo primo avviso. Ti aprirà gli occhi alle sue grandi acque, ti inizierà alla brezza costante d'altro mondo. La morte si confonderà coi tuoi sogni e riconoscerà in loro i segni che da tempi remoti va lasciando, come un cacciatore che al rientro riconosce le sue tracce sul sentiero. Alvaro Mutis è un poeta visionario che si fa compagna alla morte con la stessa lucidità con la quale regala al personaggio da lui inventato, Mac Crowley il gabbiere, una qualità dell'anima. La disperanza. La disperanza non è disperazione, ma è un invito alla lucidità. Il non aspettarsi qualcosa di illusorio dalla vita, ma l'accogliere la vita nella sua totale nudità e quindi anche nei suoi estremi di sensuale ricchezza e di miseria, la miseria che è la nostra condizione umana. E della miseria non bisogna mai scordarsi. Leggerò alcuni versi sparsi da Crepa Mattutina, appartenente alla stessa raccolta a cui appartiene la poesia con la quale inizia questo video, I lavori perduti. Scava la tua miseria, sondala, scopri le sue caverne più nascoste. Tieni presente in ogni istante che la sua materia è la tua materia. Coltiva la tua miseria. Rendila duratura, nutriti della sua linfa, avvolgiti del manto tessuto coi suoi fili più segreti. La disperanza non cancella la passione per la vita, il desiderio, la voglia di andare incontro a ciò che ancora non si conosce. Dalle prime poesie leggerò dei brevi estratti da due brani, dedicato uno al desiderio e l'altro ai viaggi. Bisogna inventare una nuova solitudine per il desiderio, una vasta solitudine di rive esili, dove possa spandersi a suo piacimento il suono rauco del desiderio. Apriamo di nuovo tutte le vene del piacere, che saltino alti gli zampilli, non importa in quale direzione. Proseguiamo la marcia. Ci sono alvei secchi dove possono ancora scorrere acque magnifiche. Sui viaggi è doveroso lanciarsi alla scoperta di nuove città. Restano ancora da scoprire luoghi importanti della terra. I grandi condotti da cui respira l'oceano, le spiagge dove muoiono i fiumi che non vanno da nessuna parte, i boschi dove nasce il legno di cui è fatta la gola dei grilli, il posto dove vanno a morire le farfalle scure dalle grandi ali lanute. Bisogna cercare e inventare di nuovo. Resta ancora tempo, ben poco, è vero, ma è doveroso approfittarne. La disperanza esige la capacità di rimanere in solitudine, di essere solitari, di uscire dal coro, di non sottomettersi, di non sottostare alle leggi del branco, ma nello stesso tempo di rivolgere uno sguardo agli emarginati, a chi soffre,
hai dimenticati. Ed è proprio a questo aspetto della scrittura di Mutis, cioè all'importanza della solitudine, dell'andare controcorrente, allo sguardo rivolto agli emarginati, che si ispira un cantautore italiano, Fabrizio De André, nel comporre una canzone che intitola Smisurata preghiera e con parte della quale vorrei terminare questo video. Riprendendo alcune parole della canzone, mi pare di poter dire che davvero Alvaro Mutis sia riuscito a consegnare alla morte una goccia di splendore, di umanità, di verità. Ringrazio chi mi ha invitata a contribuire al ricordo di Alvaro Mutis in questo importante anniversario. Grazie. Verghi viaggia in direzione ostinata e contraria, col suo marchio speciale disperazione, e tra il vomito dei respinti muove gli ultimi passi per consegnare alla morte una goccia di splendore.